Vediamo nel dettaglio come fare la ricerca coi subjects del Thesaurus di Assia. Dalla maschera di ricerca avanzata possiamo interrogare direttamente il Thesaurus di Assia per individuare il soggetto più adatto alla ricerca che stiamo facendo. Quando un articolo viene catalogato, gli esperti gli attribuiscono i descrittori, subjects appunto, i termini controllati che ne descrivono il contenuto. Fare la ricerca attraverso il Thesaurus è utile per trovare articoli pertinenti. Ma facciamo subito un esempio pratico. Cerchiamo l'argomento della preparazione all'adozione, in particolare dal punto di vista del genitore che adotta. È consigliabile iniziare la ricerca nel Thesaurus dal concetto principale, nel nostro caso l'adozione. Quindi scriviamo il termine adoption. Troviamo il descrittore adoption. Lo selezioniamo. Potremmo trovare articoli sull'adozione anche col termine genitori adottivi, adoptive parents. Mettiamolo come sinonimo di adoption. Di default, infatti, esce l'operatore or. A noi va bene perché stiamo mettendo appunto un sinonimo. Quindi aggiungiamo anche il secondo termine, quindi adoptive parents. Lo troviamo, quindi lo selezioniamo e clicchiamo invio. I termini sono stati riportati nella stringa di ricerca, quindi adoptive parents or adoption. Finora abbiamo cercato solo il concetto di adozione. Noi però stiamo cercando la preparazione all'adozione, quindi dobbiamo aggiungere anche questo secondo concetto. Possiamo aggiungere nel campo sottostante il termine preparation. Quindi scriviamo preparation e search. Abbiamo trovato 21 risultati. Avremmo potuto anche cercare nel thesaurus il termine preparation e o sinonimi per poi unire questa ricerca alla prima. Nella parte dedicata alla ricerca combinata vedremo come unire due ricerche fatte separatamente nel thesaurus.